Intanto buonasera, benvenuti alla seconda serata delle New Link Nights. Questa sera come ospite abbiamo Claudio Brazzale che ci introdurrà sulla serata sui sintetizzatori musicali per Linux, ci farà vedere un po' di cose che non si fanno tutti i giorni con i computer, ma che ci mostreranno tutte le potenzialità del software libero, di Linux, e tutto quello che si può fare anche in ambito musicale, che ormai è una cosa che uno pensa che servono programmi costosi o un sacco di esperienze per fare questa musica in casa. Ci dimostrerà che non è assolutamente così. Come vedete ha un sacco di attrezzatura e ci mostrerà come usarla e come possiamo farla. Io vi poi chiuderò la serata, ho altre cose da dirvi. Intanto lascio la parola a Claudio. Vi ringrazio ancora. Grazie a tutti e ringrazio l'organizzazione delle serate qui di Linux Night 2011 per avermi invitato a questo incontro. E tutte queste ricchiature qua, come ha detto il mio collega Andrea Agosti, sì, sono un po' specifiche, per fortuna non sono costose, poi farò anche un dettaglio su cosa serve per illustrarle bene un po' qual è l'obiettivo di questa serata, quali sono le potenzialità e come uno può sperimentare anche a casa senza particolari oneri aggiuntivi. E intanto mi presento, e sono Claudio Brazzale, come ha detto Andrea Agosti, e faccio parte dell'U di Vicenza, faccio parte anche di ILS, ho fatto diversi tipi di interventi riguardanti nella provincia, riguardanti il software libero in diversi ambiti, e questa può essere un po' la riproposizione di un intervento che ho fatto l'anno scorso a Linux Day, con la differenza che a Linux Day 2010 non sono riuscito a far funzionare niente, invece questa volta mi sono preparato meglio. Sono sicuro che tutto quanto funziona a dovere secondo i miei auspici, quindi sarà una dimostrazione, spero, un po' più esaustiva rispetto a quella passata. È comunque un collaudo perché lo stesso tipo di presentazione, la terrò un altro appuntamento importante che si svolge a Schio il 30 di aprile e il 1 maggio, che riguarda l'Ubuntu Install Party, che sarà un evento a livello italiano. E il mio talk su questa attività, per chi volesse ripeterlo, fare ulteriori domande, sarà nel pomeriggio della domenica 1 maggio. Allora, quello che vediamo alle nostre spalle, beh, questa è una finestra brutta e nera, eccola qua, questo è il titolo della presentazione, riguarda i sintetizzatori sonori con GNU Linux e Jack. Allora, GNU Linux ormai, per fortuna, molte persone sanno che è qualcosa che riguarda il computer, che riguarda un sistema operativo. Jack cos'è? Uno può pensare a un nome della persona, invece Jack è una tecnologia applicata a Linux che permette di gestire in maniera professionale dei flussi audio. Adesso faremo comunque un po' di glossario, vedremo un po' di terminologia e vedremo di capire un po' cosa significa. L'ambito di utilizzo di stasera infatti non sarà quello della programmazione, della produzione di testi, ma comunque uno spicchio ben preciso dell'ambito della musica, perché la musica con Flipper Burlatore ha avuto onore e gloria e anche tante disonore, perché sappiamo benissimo che il karaoke, le basi musicali hanno portato un'ampia platea di pubblico ad affrontarsi con la musica, ma non si può dimenticare quanti usano in maniera impropria questo tipo di tecnologia spacciandosi per musicisti che magari non sono. Facciamo subito un po' di glossario. Abbiamo il MIDI è uno standard introdotto negli anni 80-90 e riguarda l'interfacciamento di più apparecchiature elettroniche riguardanti la musica, nella specie del modo di sintetizzatori, tastieri, expander, sequencer, tutte attrezzature che sono guidate dal fatto che ci sono delle note che vengono fatte sulla tastiera. Adesso ho rivolto questa piccola scatolina verso di voi, che è un piccolo adattatore che permette di munire un normalissimo computer munito di porta USB di un'interfaccia MIDI, MIDI in e MIDI out, ossia uno standard che è stato deciso a suo tempo, capace di interconnettere tra di loro apparecchiature musicali oppure apparecchiature musicali e un computer. Jack è un termine ricorsivo
sta per Jack Audio Connection Kit e riguarda proprio questa tecnologia che permette di gestire l'interconnessione a livello virtuale attraverso il computer, con la possibilità di espandere queste connessioni, come vedremo stasera, con questa tastiera, per esempio, con questa master muta, e quindi poter interconnettere quello che è il mondo della virtualizzazione sonora con periferiche esterne esistenti e quindi applicare questi concetti anche a un utilizzo reale. Mentre con SoundFont si va a interpretare come termine una speciale categoria di file, di archivi, di malloppi sonori, mi viene da dire, che rappresentano un po' le impronte, i timbri, gli strumenti, ossia sono degli archivi che contengono i suoni degli strumenti. Perché questa definizione è importante? Perché parlando di sintetizzatori sonori si va incontro a un problema. Il problema è quello di dire: io non possiedo uno strumento reale, quindi io non possiedo a casa una chitarra, un flauto, un triangolo, tantomeno un organo con chissà quanti registri, tastiere o chissà che kit completo di timpani, batterie, campane, tubolari, eccetera eccetera. Cosa tento di fare? Io con la tecnologia tento di ricreare questi suoni con l'utilizzo del calcolatore o con tastiere specifiche. È logico quindi che ho molto meno dispendio economico nell'acquistare gli strumenti, puoi pensare anche a tutti gli altri problemi di ingombro, di manutenzione. Naturalmente non c'ho solo dei pregi, ho tanti difetti. Uno dei difetti principali è che ho una sintesi. Sintesi, per riassunto, vuol dire che non avrò mai appieno tutte le caratteristiche dello strumento che io simulo con il computer o con una tastiera, un sintetizzatore. Ho qualcosa che ci assomiglia. Adesso siamo fortunatamente o sfortunatamente distanti dagli anni 70 e 80 in cui andavano di voga i sintetizzatori e tutti quegli effetti psichedelici tipici dei gruppi dell'epoca. Basta pensare a Pink Floyd, alla Parson Project e tanti altri gruppi che proprio hanno inventato e creato nuovi suoni, proprio perché come controsenso le macchine che le generavano non erano così capaci di sintetizzare così fedelmente i suoni appartenenti agli strumenti della realtà. Mano a mano che tecnologicamente si va più avanti, invece, cosa succede? Succede che io riesco con algoritmi matematici, speciali procedure o con la preregistrazione di questi suoni, quindi io vado prima a registrare uno strumento reale con un microfono, con un'attrezzatura e poi prendo questo suono e lo tratto in modo da poterlo suonare in tutte le note, questo sta per sintesi. Ecco che queste tecnologie permettono di avere gli strumenti sofisticati che suppliscono proprio all'esigenza di suonare diversi strumenti senza di fatto possederli. Ecco, mi ero dimenticato di questa slide che ho già spiegato praticamente. Esistono diverse forme di sintesi, adesso senza scendere su concetti matematici molto sofisticati che forse interesseranno a una o due persone forse qui dentro, ci sono diverse metodologie per sintetizzare un suono. Si fa la sovrapposizione di forme d'onda semplici, oppure si prende un suono campionato e lo si rimodula, oppure lo si scompone in frequenza. Esistono diverse tecniche. La sintesi comunque ha lo scopo sempre finale quello di dire: io con degli artifici matematici o tecnici ricreo un'onda che assomiglia a uno strumento vero. Tastiere e pianole è la cosa più sconvolgente, perché quando mi dice ho comprato la pianola, gli dico no, guarda che il termine pianola uno non dovrebbe esistere, e se esiste è dispregiativo di quello strumento che è, perché pianola è proprio il top del fondo della definizione della tastiera. Allora, la tastiera di fatto consiste solo nei tasti bianchi e neri, infatti questa qua fortunatamente mi è stata regalata, è una tastiera un po' speciale perché avrete notato la semplicità: oltre i 61 tasti musicali è dotata solo di tre cose con cui l'utente può interagire: un pulsante acceso o spento, potevano anche farne a meno della verità, un jackettino, un piccolo connettore per l'alimentazione e solo l'uscita MIDI. Perché questa tastiera qua non genera alcun suono, questa è responsabile solo di informare un computer
un sintetizzatore esterno, che sono state premute determinate note e che sono state rilasciate. Non a caso vedete lì che c'è una piccola lucetta gialla che informa quando io premo un tasto e quando lo rilascio. Quindi quando si parla di MIDI di sintesi, devo pensare che questa tastiera informa il computer o un'altra apparecchiatura che ho bisogno di generare un Do, voglio fare una rigenerazione di questo Do. È logico che se questo Do è un pianoforte, il Do sfumerà con le battute della corda, mentre se è un organo o un altro strumento a fiato, questo suono dura finché io non rilascio il tasto. Per cui ecco che io ho la tastiera che mi genera i comandi da impartire al generatore dei suoni. Normalmente quando si va a comprare una tastiera si ha tutto incluso nello stesso strumento, quindi si ha sia la ventina dei tasti sia le uscite audio, e dentro ci sono tutte le selezioni e già la tastiera può generare i suoi suoni. Tuttavia, per espandere queste possibilità è possibile, comprando una tastiera che sia interfacciabile via MIDI, collegarla ad altri strumenti sonori oppure al computer per fare le più svariate applicazioni. Una delle più simpatiche da effettuare, con cui io mi sono avvicinato a questa tecnologia, è quella del sequencing, ossia quello di dire: io suono una canzone, io con il computer memorizzo la sequenza di pressioni nel tempo, quindi posso riprodurre in un secondo momento la stessa canzone. Quindi faccio uno strumento, un altro strumento, e mi costruisco da solo una base musicale. Quella è una delle applicazioni. Al giorno d'oggi, come per esempio nel campo dell'informatica, si sono divisi molti settori ed è praticamente impossibile coprirli tutti. Anche questa sera noi non andremo a coprire tutti i settori della gestione della musica con il computer, andremo solo a trattare proprio quello della sintesi, sapendo comunque, facendo degli accenni e delle piccole incursioni, sugli altri ambiti che riguardano la musica e il computer, tipo il sequencing, la registrazione, la sincronizzazione e chi ne ha più ne metta, sicuramente ambiti di cui io anche non sono competente. Andiamo avanti. Questo è un piccolo riassunto quindi delle attrezzature che io trovo in giro dal punto di vista musicale. Ci sono le tastiere complete che hanno sia dentiere e uscite come detto prima, poi ci sono le master keyboard come queste che hanno semplicemente la generazione dei comandi e poi un capitolo a parte riguardo i famosi expander che fanno solo la sintesi dei suoni. Queste scatolette più o meno grandi e variegate avevano la possibilità soprattutto nel passato di poter dare vita nuova a una tastiera, perché una tastiera una volta poteva costare anche svariate centinaia di mila lire all'epoca, per cui io con l'avanti del tempo scoprivo che i suoni non erano più adatti alle mie esigenze, sentivo che il vicino ce l'aveva più bella, avevo bisogno di fare altri tipi di sintesi, non occorreva buttar via tutto, ricompare qualcosa di nuovo, anche perché nel frattempo io mi abituo al tipo di tocco della tastiera, delle caratteristiche del pannello comandi. Cosa faccio? Mi tengo questa tastiera, compro dei moduli aggiuntivi, posso suonare e usare nuovi suoni avendo la stessa interfaccia di prima e quindi quella comodità con cui mi sono abituato e sono andato avanti. Il vantaggio è quello di dire: le master keyboard hanno un costo che però rimane fisso. Adesso sta master keyboard qua vale 15-20 anni e comunque è spendibilissima ancora adesso, non ha proprio il tocco classico o da organo del pianoforte, e il classico tocco da tastiera sintetizzatori anni 80, insomma. Il suo scopo lo fa benissimo. Capite che questo aggiornamento, se lo faccio nei sintetizzatori, quindi negli expander, se io riesco a rimpiazzare questo componente con qualcosa che programmo io via software, con software libero, soprattutto con Linux, io gratuitamente ho la possibilità di espandere all'infinito questo mio strumento, dandogli sempre vita nuova secondo le mie esigenze. Eccola qua il mio dilemma: o continuo ad accumulare scatolette sulla scatolette sulla scatolette e ho bisogno di un camion per portare via tutte queste scatolette, ne cambio una e un suono mi piace di questa e una di quella e avanti i cavi e i collegamenti, oppure faccio un po' di riepilogo, utilizzo un computer per generare i suoni. Naturalmente capite che soprattutto in ambiti di produzione dal vivo, quindi se io sono sul palco e sto suonando, non posso permettermi il fatto di dire: attenzione, aggiornamento in corso, aspettate 5 minuti, intanto andate allo stand gastronomico. No, non è impossibile.
Qui entra in gioco le potenzialità di Linux, avere il pieno controllo di un sistema operativo che sia affidabile, duraturo.